In the sky, stars are bright. Round your head, flowers gay. Set your slumber still day. Lullaby and good night. In the sky, stars are bright. Round your head, flowers gay. Set your slumber still day. Close your eyes now and rest. May these hours be blessed. Close your eyes now and rest. May these hours be blessed. Bonne nuit. Fede c'è. Quanta fede c'è.
give us faith so we'll be safe. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Costruzioni sono in pietra. Abbiamo pietre che sono dalla nostra borgata. Tutte le costruzioni sono edificate con pietre raccolte qui nei dintorni. Sono pietre di Sant'Anna. Alcune di queste pietre provengono dall'alluvione del 2010. Sono state raccolte già ai tempi, poco dopo l'alluvione, così come poco dopo l'alluvione sono stati raccolti i legni con i quali è stata costruita la capanna, con i quali è stato costruito il riparo per la natività. Sono legni recuperati proprio qua nei dintorni della cappella e portati dall'alluvione in mezzo a tutti i detriti. Gli abitanti della borgata li hanno raccolti, puliti, e con questi legni quest'anno si è deciso di costruire proprio il riparo per la natività. Ma rispetto a quello dell'anno scorso è più ricco il presepe del Natale 2012. Abbiamo al centro del presepe un borgo che vuole rappresentare uno dei tanti borghi medievali che si trovano sulle alture della Liguria, nell'Imperiese,
per tutti i Pigna, borghi che alla loro sommità hanno o la chiesa, come in questo caso, o in alcuni casi il castello, per citarne uno come il borgo di Dolceacqua. In questo borgo medievale le creuse, le stradine portano alla chiesa che si trova nel punto più alto, e come in tanti borghi le stradine all'interno del paese sono caratterizzate da una parte centrale in cotto, in mattone cotto, mentre la gran parte del lastricato è in pietra. Pietra, mattoni sono proprio i materiali da costruzione più usati anticamente nelle nostre terre. Tutte le cascine che esistono ancora sul nostro territorio sono tutte cascine in pietra. La pietra era il materiale da costruzione per eccellenza. In alcune zone il mattone, perché la terra per costruirli si trovava intorno ad alcuni dei torrenti che dall'Appennino scendono verso il Mar Ligure. Ci viene in mente ad esempio il Sansovia d'Albissola. Albissola era rinomata per la costruzione di terracotte, mattoni e via discorrendo. Qui da noi nella vallata del Tero invece il materiale principale è sempre stato la pietra. Il presepe di Sant'Anna, come ormai da un po' di anni, è visibile da tutti e quattro i lati. Il visitatore può girare intorno al presepe e ammirarlo in ogni dettaglio su tutti e quattro i lati. Mentre ci sono due lati più ricchi di paese, quindi con costruzioni, case, altri due lati invece sono dedicati di più al paesaggio agreste, alle stalle, ai campi, al bosco, alle fasce con gli olivi, e visto il periodo ci sono anche le ceste con le olive appena raccolte. C'è il covone con il fieno che è stato raccolto durante l'estate e che viene conservato per gli animali, per rifocillare gli animali durante l'inverno. Questa è la zona più agreste, con il bosco, con gli animali che vivono nel bosco. Ci sono i caprioli, ci sono i cinghiali, gli animali che popolano i nostri boschi. C'è la zona coltivata con le fasce, con gli olivi. Visto il periodo abbiamo anche le ceste di olive, ci sono i cavoli piantati nelle fasce e i contadini che curano la terra. Abbiamo la carbonaia, costruita proprio come erano le carbonaie nei nostri boschi. Fuma perché il legno al suo interno sta pian piano bruciando e carbonizzando. Le carbonaie cominciarono, il carbone cominciò ad essere utilizzato come combustibile a partire dal 1700. E questo presepe vuole proprio tornare indietro fino a quel periodo, proprio per far rivivere alcune scene di vita
ormai passata. Io vi ho spiegato un po' tutti i particolari di questo presepe, abbiamo fatto un rapido giro, invitiamo tutti a venirla a vedere perché merita essere ammirato in ogni particolare. E Pino è l'anima della borgata ed è l'anima del presepe, perché Pino è colui che si occupa di tutte le della realizzazione della struttura, soprattutto per quanto riguarda il presepe, e di tutti i meccanismi del movimento dell'acqua, dell'elettricità, tutte. Questo non so solo io, siamo alcuni, no? Sia indispensabile, ce ne sono altri che mi aiutano in questo, il loro segreto. Abbiamo cercato anche quest'anno di realizzare un presepe più o meno che sia, non so, noi cerchiamo sempre di fare, di migliorare, di fare qualcosa sempre diverso, finché abbiamo delle idee, andiamo avanti. Quando le idee sono esaurite, non faremo più di presente. Per il momento le idee non ci mancano, speriamo che per un altro anno avremo ancora qualche idea, qualche per migliorare ancora la situazione. Va bene. Sì, è importante il fatto che sia un presepe costruito dagli abitanti della borgata. Certo. Cioè, ognuno nella borgata contribuisce per quello che è capace a fare. Esatto. Non fosse altro per le frittelle, quando lo costruiamo arriva Mariuccia e ci porta le frittelle. Esatto. Ognuno fa la sua. Ognuno fa per quello che è capace a fare. Ed è la bellezza di questo presepe, bello perché raccoglie assieme gli abitanti della borgata in festa per una tradizione da perpetuare nel tempo. Aspettiamo tutti, speriamo che venga tanta gente a vedere il presepe per il 29, che sia una serata abbastanza, che sia della gente. Faremo una bella festa. Faremo una bella festa. Un'apertura notturna. Esatto. Del presepe a partire dalle 8 con vin brulé, sperando nel tempo anche che sorprese. Che tempo ci aiuti, se non ci aiuta qualche santo provvederà. Sì, un dopo cena allegro e mangiareccio, se ci piace. Se il tempo ce lo permette. Se il tempo no. Salutiamo tutti i telespettatori di Televarazze. Grazie. Venite a vedere il nostro presepe. E grazie e auguri, buone feste a tutti.